Salve, sia ai vecchi che ai nuovi visitatori del canale. Io sono Jul e oggi, come di consueto, vi propongo l'analisi preliminare dei talenti del prossimo personaggio in arrivo su Genshin Impact. E mi sto chiaramente riferendo a lui, al nostro amichevole detective di quartiere, Ashikanoin Eizo da Inazuma con Furore, personaggio a 4 stelle di elemento animo che utilizza i tomi, cioè la magia, cioè i pugni. Ebbene sì, avete capito bene, Ashikanoin sarà il primo catalyst presente su Genshin, che però i catalyst alla fine non utilizza, perché il suo stile di gioco non c'entra nulla con libroni tenuti in mano e sfere magiche lanciate a distanza, ma è uno stile di gioco prettamente fisico e chiaramente ispirato alle arti marziali. Proprio per questo sono molto curiosa di vedere più nel dettaglio i suoi talenti, perché questo è un personaggio che sarà in un certo senso rivoluzionario per il gioco, un nuovo modo di giocare, quasi una nuova arma utilizzabile, perché sino a questo momento non abbiamo mai avuto personaggi che lasciavano perdere le loro armi per mettersi a prendere a pugni i nemici, e proprio per questo sono particolarmente curiosa di vedere che cosa combinano i suoi talenti più nel dettaglio. Prima di iniziare, solita premessa, questa è un'analisi preliminare, la miHoYo non ci ha ancora fornito dati numerici più specifici, non conosciamo le costellazioni e non abbiamo, diciamo, un riferimento grafico ufficiale al quale fare riferimento quando parliamo di Eizo. Mi limiterò ad analizzare, diciamo, i dettagli in anteprima che l'azienda ci ha concesso proprio stamattina, e proprio per questo motivo vi invito caldamente a non considerare questo video come la verità assoluta. Io mi limito a teorizzare, parleremo di quello che potrebbe essere per me il ruolo di Eizo e di quali potrebbero essere i suoi punti di forza e debolezza, ma posso tranquillamente sbagliare, proprio perché mancano ancora tutte le informazioni necessarie per stilare un'analisi vera e propria. Premesso ciò, direi che possiamo iniziare, per cui vediamo un po' che cosa ha da dire Ashikanoin Eizo. Quante volte ho detto la parola proprio in questo intro? Boh. Al momento di registrazione di questo video, purtroppo miHoYo/HoYoverse non ha stranamente ancora pubblicato il solito documento informativo a proposito del personaggio in uscita, quindi non so ancora gli oggetti di ascensione di Eizo, gli oggetti per livellare i suoi talenti, e non riuscirò a fornirvi delle descrizioni dettagliate dei suoi talenti. Perdonate questa mancanza, ma come già detto non dipende da me, e cercherò di lavorare utilizzando il poco materiale ufficiale che abbiamo sul personaggio, ovvero principalmente lo spezzone a lui dedicato che abbiamo già visto all'interno della live sulla presentazione della 2.8. E iniziamo dal suo primo talento. Come già anticipato, un talento davvero peculiare, poiché abbiamo una combo di pugni con un probabile caricato finale che corrisponde a quella specie di calcio in aria, mi ricorda tipo il Dolphin Kick di Tifa Lockhart di Final Fantasy, che immagino sarà appunto il classico caricato che consuma stamina, eccetera eccetera. La sua combo di colpi sembrerebbe essere composta da 5 parti, e quindi abbiamo il primo catalyst che di colpi ne riesce a concatenare 5. Ma sicuramente ciò che spicca di più all'occhio è il fatto che questi colpi sembrerebbero essere finalmente veloci, diretti, senza troppi fronzoli in mezzo a livello di animazione. Insomma, sembrerebbe che miHoYo/HoYoverse sia finalmente riuscita a programmare un catalyst attaccante di punta come si deve. Perché già vi dico che questo è probabilmente il ruolo che mi sento di attribuire a Eizo. Eizo mi sembra decisamente un personaggio animo che, al contrario della stragrande maggioranza dei suoi colleghi, cioè tutti tranne Shao, è molto più improntato sullo stare in campo e prendere a pugni i nemici che si trova davanti, piuttosto che al supportare gli alleati. In altre parole, sì, secondo me lui sarà main DPS. E badate bene che ciò è super positivo, perché di attaccanti di punta a 4 stelle non ne abbiamo ancora tantissimi, parliamo di una minoranza, e soprattutto l'unica attuale alternativa solida e facilmente buildabile che abbiamo è Shao, che è un 5 stelle limitato, e quindi Eizo rende di fatto accessibile un ruolo a molte più persone. L'abilità elementale di Eizo è Heartstopper Strike, che è letteralmente un pugno che Eizo carica, e abbiamo vari livelli di carica, e che poi si abbatte sui nemici. Come potete vedere da queste animazioni, non l'ho specificato, però nel dubbio lo faccio ora,
tutti i colpi di Eizo sono di elemento animo, quindi abbiamo un personaggio elementale al 100%. L'abilità elementale di Eizo, come già detto, si può caricare e man mano che andiamo a caricare questa abilità, cioè teniamo premuto il tasto di attivazione, Eizo otterrà degli stacks di un effetto speciale chiamato Declension. Una volta ottenuti un tot di stacks, il colpo verrà migliorato sia dal punto di vista dei danni che dal punto di vista dell'AOE. Ovviamente, proprio come avviene in un normale picchiaduro, dobbiamo stare attenti all'utilizzo di questa abilità, perché ci saranno occasioni in cui potremo caricare tranquillamente fino alla fine l'abilità e tirare dei pugnazzi da galera immediata, mentre ci saranno delle situazioni in cui sarà senz'altro più comodo tirare dei pugnetti magari più veloci, meno potenti, ma più immediati. Specifico che, essendo un'abilità completa base animo, potrebbe essere intelligente affiancare a Eizo un supporto off-field, un supporto fuori campo, come una official, per esempio, che vada a mettere l'elemento elettro sui nemici in modo che il nostro colpo di Eizo vada a scatenare Swirl oltre ai danni normali. L'abilità Burst di Eizo è Wind Master Kick. Eizo crea una sfera di animo che calcia letteralmente contro i nemici e questo colpo si abbatterà su di essi generando danni AOE, quindi ad area di elemento animo. Questo colpo ha una particolarità che è stata ampiamente spiegata in occasione della live, ovvero che se dovesse assorbire un elemento tra quelli che interagiscono con l'animo, quindi o Hydro, o Pyro, o Crio, o Electro, ci sarà un'esplosione aggiuntiva dopo l'impatto della palla e quindi i colpi saranno di fatto due. E la seconda esplosione sarà dell'elemento che è stato assorbito. Quindi, se per esempio infondiamo l'elemento Hydro sui nemici e poi li colpiamo con la pallonata di Eizo, verranno prima colpiti dalla pallonata e poi da un'esplosione di elemento Hydro. Questa abilità Burst apre a una quantità di combo veramente incredibili. Una che mi viene in mente è spargere per esempio le bombe di Klee, tirare questa Burst, i nemici vengono colpiti dalle bombe e dalla Burst di Eizo e dall'esplosione di elemento Pyro, poiché le bombe infonderanno proprio questo elemento. Ma questo è solo uno dei tantissimi esempi che posso fare. Utilizzate la Burst di Hayato e poi calciate con Eizo e li andate a colpire con l'Hydro. Utilizzate la Burst di Ganyu e poi calciate con Eizo e andate a colpire col Crio. Potete concatenare questa Burst a un grandissimo numero di altre abilità. Ora, io ve ne ho citate alcune a caso. Se vogliamo fare degli abbinamenti più sensati, prendiamo dei secondi attaccanti, dei sub DPS o dei supporti elementali che possono essere affiancati ad Eizo. Giocate Eizo con Rosaria, Burst di Rosaria, vi allontanate dalla croce, usate la Burst di Eizo e danni a gogo e anche lì avrete l'esplosione Crio. Mi piace molto questa Burst perché la trovo versatile e davvero facilmente abbinabile a una quantità molto alta di supporti già presenti in gioco e anche futuri. Ovviamente non credo che sarà sempre possibile avere l'infusione perfettamente abbinata all'elemento che ci interessa, soprattutto nel caso di nemici già infusi di un elemento specifico come possono essere i classici slime, però in generale è un bel colpo. E di nuovo, è un colpo che urla attaccante di punta. In occasione della live, infatti, non si è assolutamente parlato di papabili talenti di Eizo che vadano a potenziare il resto del party. E quindi è molto probabile che stavolta il personaggio animo non sarà colui che potenzia, ma colui che viene potenziato. Ora, tiriamo un po' le somme su Eizo. Io personalmente sono molto intrigata da lui. È un personaggio unico, che ha gran potenziale anche perché, essendo un 4 stelle, sarà, diciamo, un po' più semplice completare le sue costellazioni rispetto a un 5 stelle, e ricordo che le sue costellazioni sicuramente sbloccheranno ulteriori potenziamenti al suo kit. Mi auguro che sia al livello di una Yanfei e che quindi possa essere un attaccante seriamente interessante, ma già da ciò che sappiamo ora mi sembrerebbe un personaggio più centrato magari di una Kuki Shinobu, che come sappiamo ha un po' di problemi di identità, mentre Eizo mi sembra che questi problemi non li abbia. È un attaccante, la combo è da attaccante, il kit è da attaccante. Ci mancano i talenti, non sappiamo che cosa fanno, sappiamo solo del suo talento unico, che se non mi ricordo male va a ridurre la stamina utilizzata in corsa, quindi un talento unico che comunque abbiamo già avuto modo di vedere, ma in attesa del resto posso dire che io mi ritengo soddisfatta di questo personaggio e non vedo l'ora di provarlo.
Certo, a livello di armi non sono ancora convintissima su quale vi consiglierei, ma di sicuro robina come il Lost Prayer, il Solar Pearl e perché no anche il Witsit, anche se il Witsit non viene sfruttato benissimo da un personaggio che sta spesso in campo, possono sicuramente essere opzioni solide per un personaggio come Eizo, ma di questo ne parleremo più avanti in un video più approfondito. E detto questo, basta, io spero di essere stata sufficientemente esaustiva con questa analisi preliminare del personaggio di Eizo. Ovviamente, esattamente come voi, attendo di avere ulteriori informazioni sul personaggio per farmi un'idea più chiara su quello che ritengo essere effettivamente il suo valore, e poi provandolo diciamo che avrò un giudizio definitivo. Se avete gradito il mio lavoro, mi raccomando, lasciatemi un mi piace qua sotto, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per rimanere aggiornati su tutte le mie future pubblicazioni, sia a tema Genshin che non, e non dimenticatevi di dare un'occhiata alla mia descrizione video, dove troverete i links a tutti i miei social, il mio sito Viola, dove mi trovate ogni settimana, almeno 4 volte a settimana in live, la mia pagina Instagram, la mia pagina TikTok e il mio canale Discord. E da Jul e Shikanoi Neizo è tutto. Io vi do appuntamento ai prossimi video e ricordate che se avete bisogno di un detective per risolvere un caso particolarmente spinoso, colui che fa per voi sta per arrivare su Genshin. Ciao!